Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici telespettatori. Siamo una nuova settimana insieme con a ruota libera, e soprattutto insieme al professor Bonera. Buongiorno, professore. Allora, qua col suo calice, pettinatura nuova, vuol dire che c'è un rinnovamento dentro di lei? No, 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 non so, no, è perché usando il cappello, il cappello a larga falda. E, e diventa, diventa uh, indispensabile tenere i capelli. Adesso, tra l'altro, qui sembra un po' un tacchino. No, no mm. va bene perché fa eh, il personaggio. Bah, so, oltre ma oltre all'enorme cultura che lei ha, ma però... no, enorme no, dai, ma lascia perdere, va che è enorme. No? Si cerca di difenderci. La cultura serve per, per cercare di capire e difenderci il più possibile dalle. Dal mistero, dal, dall'enigma, dal male anche che ci circonda, dalla notte, insomma, dal, dal deserto. Quindi la cultura è, un, è. Se non la cultura si difende con altre armi. Insomma. volte. La, la cultura... Anche una sana, ignoranza, una sana ignoranza può far bene, giova a contrastare i dolori della vita. La sua, boh, in fin dei conti c'è una beata, cosiddetta beata ignoranza. Eh, che permette di, di cioè in qualche modo di, Però è vero, eh, di, di, di esorcizzare il male, insomma. Quindi, la beata, ma beata ignoranza in realtà anche in alcune malattie psicologiche, in problematiche psicologiche come ansia e depressione, è un qualcosa che è, è, sì, è studiato che alla fine chi... Ma ma, che, ma è ovvio che è, è, è il sapere è l'origine del dolore. Sì. L'uomo nel momento in cui prende atto con la ragione del suo. Questo è un tema non solo trattato da grandi da Leopardi quando dice no, il meglio non sapere, no? sì. ma da tutta la letteratura greca fino ad oggi. Cioè, solo chi non sa non muore. Cioè, il problema è. Che è eh, infine eh, della tragedia greca, Eschilo, Euripide, eccetera, mettono l'accento su questo rapporto fra conoscenza e dolore. E, dalla sapienza si matura, nel dolore matura la sapienza, ma viceversa è proprio la sapienza che porta anche il dolore. Cosa vuol dire? Che il, il sapere, il conoscere. E, e, la realtà umana apre, apre questa, questa, questa visione sulla nostra condizione che è una condizione che è, è straordinariamente potenzialmente capace di portarsi in alto di superarsi però è anche una condizione di finitudine di di, di, di difficoltà perché non c'è una discrepanza appunto fra quello a cui tendiamo, quello che diceva Leopardi, il sogno, no? L'andare oltre e la, la presa d'atto della nostra impossibilità a questo. Quindi c'è un contrasto, un conflitto tra quello che l'uomo vorrebbe essere e a cui sente di poter aspirare. Perché c'è una tensione nell'uomo verso... L'infinitudine, cioè l'infinito, cioè noi abbiamo questa aspirazione che, che è contrastata, per non dire umiliata, dalla nostra condizione di finitezza, tuttavia questa dimensione è irrinunciabile nell'uomo. Certo. Quindi, l'uomo è il luogo, l'essere umano è il luogo in cui si perpetua eh, eh, drammaticamente questo conflitto fra l'aspirazione. A questa dimensione infinita come la felicità. L'uomo aspira alla felicità ed ha il diritto di aspirare alla felicità. D'altro canto, l'uomo con la ragione, prende atto di uno stato che è carente, è deficiente, nel senso che è segnato da una, da una condizione di impotenza e, e questa è la quando dicevano i greci il, usavano il termine dei notatos, riferito all'uomo intende, intendendo il più inquietante fra gli esseri, intendevano proprio dire questo. Nell'uomo c'è l'aspirazione verso il divino e c'è nello stesso tempo la constatazione, la consapevolezza di essere, di essere appunto confinato nella mortalità, quindi nel dolore, nella impotenza, nella finitezza. Nella perenne insoddisfazione. Eh, il desiderio nasce da questo rapporto con le stelle, no? dicevamo, desidera vuol dire essere lontano dalle stelle, desidera, l'uomo è l'unico che desidera, desiderare è segno di una nostalgia, di una lontananza da una dimensione a cui l'uomo vuole aspirare, è inutile pensare che l'uomo. Sa, la ma, moglie, fa, ma la famosa beata ignoranza in genere il, bea, il cosiddetto ignorante, ma nel, nella, nella vulgata, eh, no, non perché non, non, non diciamo questo quell'altro, cioè lo stato di beata ignoranza dovrebbe essere lo stato in cui cioè, l'uomo non, si non, non si fa scrupolo né pensi, pensiero del rapporto con l'infinito, vive in un certo senso a livello più animale. Diceva Leopardi, perché, se io, perché giacendo a bellagio, ozioso si appaga un animale? Cioè lo vedi sdraiato nell'erba, si appaga sempre a pagare. Me, sì, io giaccio in riposo, vorrei essere come la buca sdraiata nell'erba eh, che, che si compiace del suo stato di, 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 di agiata eh, delizia. Ma eh, me, sì, io giaccio in riposo, il tedio assale. Come mai c'è questa differenza? Perché devo essere io l'inqu. Ma non l'io come uomo leopardi, eh, io come uomo perché devo essere continuamente, continuamente. Disturbato. To tormentato dalla. dalla da, eh, scusate, c'è stato una. Aspetta che chiudo. Ecco. ecco. E dicevo. Ehm, ecco, questo è il problema, insomma. Eh, di un'aspirazione una che viene mortificata. Ecco, l'ignorante, sempre intendo ignorante in questo senso, cioè un, po', un po vago il... nel senso di ignorare, <coughs> ecco, quindi in un certo senso sì, alla volte si invidiano, che bello, invidiamo sì, gli perché, ignoranti perché, perché, perché... non ti poni troppe domande. ma e... anche leopardi guardando l'animale diceva ti invidio, no? Se, se, avessi, se fossi come il tuono errar di gioco in gioco, più felice sarei. Cioè la non consapevolezza porta a una illusoria felicità, ma c'è anche da dire che l'uomo se non avesse la ragione non avrebbe la capacità di, di superarsi, di crescere. Certo. Chiaramente la destinazione o la vocazione dell'uomo di questo essere umano, questo essere dotato di ragione, eh, questo animale dotato di ragione è un'altra. È inutile che noi. che dopo sia difficile eh, come dire. Eh, mh, mh, Indirizzare nel senso giusto questa vocazione o questa destinazione, senz'altro. Comunque, l'uomo è chiamato a qualcosa d'altro, <ride> non ce n'è di storie. Siamo chiamati ad un'altra vocazione, ad un altro destino, e nel quale destino c'è anche compresa la consapevolezza della nostra, eh, della nostra finitudine, del nostro limite che ci ferisce. però noi dobbiamo essere feriti che procedono nel cammino. Insomma. C'è qualcosa anche di eroico nel salire, no? E, e, quando uh, Pascoli descrive l'ascesa la, la, al monte con la piccozza da Ciar Ceruleo, e ogni, ogni, ogni passo che affonda è sempre un procedere verso l'alto finché quando arriva alla sommità, dice questa piccozza al suolo a me scorsa, cioè che, che, che è scivolata al suolo una volta e riflette le stelle dell'orsa. Pur umile, io, ma il monte è che è alto, cioè l'uomo è chiamato a questo: che ci arrivi malconcio, che ci arrivi con le bombole, che ci arrivi, che arrivi, che ci arrivi sulle spalle sulle spalle di un altro più forte di lui, più forte di lui come, come è capitato ad Anchise, che è stato sorretto da Enea, no? E, che dopo c'è l'idea anche del buon pastore che prende la pecorella e porta perché non ce la fa andare più di tanto, insomma. E sembra che il divino pretenda tantissimo dall'uomo. Chissà perché l'uomo è preso di mira da, 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 dal Dio, dalla divinità, e, e pretende molto dall'uomo. È inutile illudersi che pretenda, pretende molto, pretende molto e pretende che realizzi tutti i talenti che gli sono stati dati uno a uno e vengono tutti restituiti e anche col guadagno possibile quindi devi farli fruttare. Non puoi restituire il talento, lo metterlo, metterlo sotto terra e dire quando tornerà non, è così. non è così. Questo è, di fatti, anche evangelicamente è, è stigmatizzato come l'atteggiamento vile, regletto. No, tu il talento ce l'hai, tu devi farlo fruttare, devi consumarti in questo. Quindi è vero, per farla breve, che noi invidiamo l'ignoranza, la beata ignoranza, ma è vero altresì, che siamo chiamati a una missione, a un destino che non è, che non è quello dell'ignoranza purbeata che ha... Certo, ma anzi al contrario innamorata. di espandere sempre di più la nostra... Se ci è stata data la ragione, per, certo ci fa soffrire, ma chi l'ha detto che la sofferenza non sia parte dell'uomo? Questo è parte soffrire è il, dell prezzo, è il prezzo da pagare per l'ascesa. L'uomo è chiamato a questo, Non so, è un mistero anche questo, eh, perché... Tutti coloro che hanno cercato di ridimensionare la finalità dell'uomo, di ridimensionarlo a una creatura puramente terrestre che si realizza. Ci sono tante filosofie che hanno cercato di limitare le, le ambizioni e i desideri dell'uomo all'ambito puramente della sopravvivenza terrena. Tipo il sì, hanno un certo successo così perché e, e fa, illudono l'uomo che sia quello, però alla fine succede che questo sistema non, non, funziona. non funziona magari certo. proprio in prossimità di quell'evento che stigmatizza in maniera definitiva e ineludibile la sua, la sua finitudine, che è, che è la, la fine del compimento della vita, quindi, e quindi l'uomo deve questa, questa croce, questo fardello, questa, chiamiamola come, come vogliamo, deve portarla e deve, deve assumerla su di sé. Un altro tema importante secondo me che vediamo nei, nei giornali di, di, questi, di questi giorni è le parole del Papa dopo quello che è successo in Siria che dice non, non uccidete in nome di Dio. E, qui ci, sì, e qua ci sì. ricolleghiamo un po' al tema che abbiamo fatto nelle scorse puntate sulla religione e su quanto sì. in realtà in nome delle religioni... Eh, si sono, sono perpetrate certo guerre, la maggior parte ma delle no, si, po si possono anche perpetrare dei crimini orrendi in nome di un Dio che tu credi Dio, ma non è, non è cioè, il problema di Dio, vedi, e l'abbiamo già detto. Il problema è che, chi, il è il Dio problema è no, Dio. chi è Dio? Cioè, noi possiamo anche farci un'idea di Dio, ente, primo, <coughs> assoluto, creatore, di però alla fine, qual è il vero volto di Dio, la vera sua essenza, la vera sua identità? Se non ci fosse rivelata, noi sempre per quel progetto che abbiamo per, 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 eh, percorso, che siamo soliti intraprendere nel rapportarsi al trascendente, eh, vestiamo Dio oh, degli attributi anche i più, i più splendidi, anche i più, o che anche sono, i più assurdi. Eh, però allora in poche parole rivoltiamo... Il, il detto Dio, cioè l'uomo, immagine e somiglianza di Dio, facciamo Dio a immagine a somiglianza e somiglianza dell'uomo, e questo è il problema grave ma la religione il è il costruire Dio a nostra immagine e somiglianza, questa è un po' la religione, in senso anche se si sforza molto spesso di superarsi allora. La religione, allora, se non c'è la rivelazione, il problema è questo. Qual è la rivelazione autentica di Dio in tutto questo? ma in questo mare di proposte. In fin dei conti anche le rivelazioni di Dio, del vero volto di Dio, sono tante. Bisogna sapere scegliere quella che noi per illuminazione, per grazia, percepiamo essere la vera, la vera rivelazione di Dio eh, con quegli attributi che noi, pur spogliandoci tutta la nostra, eh, come dire, del nostro antropocentrismo, cioè del nostro riferimento a noi stessi, pensiamo possa essere di Dio. E uno fa la sua scelta, si è liberi anche di non scegliere. Certo, piuttosto che una falsa una religione, uno spirito religioso fanatico, è meglio il sano criterio della ragione, perché nella ragione ci sono comunque, anche da un punto di vista proprio della filosofia cristiana, della creazione... Per quanto la nostra ragione sia stata eh, diciamo degradata dal peccato, quindi, ovviamente, la nostra visione della verità non è così potente come poteva essere nel progetto divino quando è stato creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, e qui mi riferisco alla rivelazione eh, sia delle, 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 delle cosiddette tre religioni monoteiste: ecco, eh, questa ragione, in questa ragione ci sono comunque potenzialmente. Eh, non è stata del tutto, quindi eh, eh, mortificata nella ragione, ci sono tutte le credenziali per poter eh, risalire mh, no, per, verso la conoscenza vera. Non dimentichiamo tutto il, quello sforzo enorme che ha fatto il Pesciero greco raggiungendo dei vertici insospettabili, insospettabili per una, per una ragione che prescinde dalla rivelazione. Eh, insomma non dimentichiamo che il pensiero, i più alti e le più alte considerazioni sul divino e sulla trascendenza sono state proprio concepite nell'ambito del pensiero filosofico greco ed ellenistico. Pensiamo anche, soprattutto Platone, Aristotele, comunque è arrivato a dei vertici straordinari. Stiamo parlando di filosofia non di religione. Certo, di e quindi, e, e se c'è una cosa di cui dobbiamo ringraziare il pensiero greco, e che ci ha liberato dalla soggezione al mito, alla favola. Eh, perché, anche se nel mito, nel mito eh, che significa favola, nel, si adombrano sempre dei significati eh, misteriosi e, 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 e profondi che, eh, che appunto si devono decriptare, si devono interpretare. Questo avevamo detto, l'importanza del Sofos. Che scioglieva l'enigma, insomma. Però, quel, quel modo magico di rappresentarsi eh, il mondo è stato superato dal pensiero filosofico. Anche se nel mondo cosiddetto magico ci sono adombrati dei misteri della verità che la, la filosofia deve sapere appunto anche interpretare il nostro pensiero. L'uomo è composto anche di questo mondo esoterico, magico e poi abbiamo il mondo della ragione. Diciamo che le figure di Dioniso ed Apollo sono sempre presenti. Dioniso, il dio dell'irrazionalità primigenia, e già questo lo avevano concepito. E poi nasce invece Apollo, che è il dio delle scienze filosofiche, il dio Chiaro. del sapere. Cioè. Grazie al professore Alberto Bonera, grazie mille. Ci rivediamo domani, sempre qui a Ruota Libera a mezzogiorno. Grazie a tutti, buona giornata.